Ciao ragazzi, bentornati su Italian Bartender. Oggi vediamo insieme come si fa un drink famosissimo, la caipirinha. Ho due bicchieri perché nell'old fashioned andiamo a costruire il drink che tutti conosciamo, drink famosissimo in tutto il mondo, ma lo mettiamo un attimo da parte. Qui dentro invece andiamo a costruire l'antenato della caipirinha, un drink che si faceva intorno alla seconda metà del 1500 dai caipira. Infatti il nome caipirinha prende il nome dal contadino brasiliano che lavorava nei campi, e questa particolare tipologia di drink ha un ingrediente speciale. Andiamo a costruirlo insieme. Cominciamo a mettere i nostri pezzetti di lime, del miele per dolcificare, e poi l'ingrediente particolare che andiamo a utilizzare e che utilizzavano al tempo è l'aglio. Andiamo a schiacciare una testa d'aglio, ci aiutiamo con il nostro muddler affinché andiamo ad ottenere un composto piuttosto omogeneo. Poi nella parte storica che segue vi spiegherò perché si usavano questi ingredienti e soprattutto cosa c'entra l'aglio. Poi andiamo a riempire il nostro bicchiere con del ghiaccio, oggi per comodità usiamo il ghiaccio tritato, e poi andiamo a fill con la nostra cachaça. Andiamo a prendere il nostro rubber spoon, andiamo a dare una bella sgigottata, come si dice dalle mie parti, andiamo a fare un refill di ghiaccio tritato, tovagliino di servizio, e per chi avesse il coraggio di provarla andiamo ad assaggiare la caipirinha originale con l'aglio. Un paio di cannucce, diamogli una presentazione un pochino più moderna, e per chi ha il coraggio, buona fortuna. Vediamo ora come si fa invece la caipirinha che tutti noi conosciamo. Quindi andiamo a, come vedete, raffreddare il nostro bicchiere old fashion, svuotiamolo del ghiaccio e dell'acqua in eccesso e andiamo a costruirlo. Come si fa? Un pochino in maniera più consona e tradizionale, io uso zucchero di canna, in questo caso è zucchero muscovado. Ricordiamoci che possiamo tranquillamente usare zucchero bianco, zucchero di barbabietola, zucchero di canna bianco. A livello di apporto calorico assolutamente non c'è differenza, a voi la scelta. A me piace utilizzare il muscovado, mi piace tantissimo la nota che rilascia. Il nostro lime tagliato in quattro parti, e andiamo poi a pestare il tutto. Andiamo a creare un bel mud sul fondo. Ok. Andiamo a riempire il nostro bicchiere con il nostro ghiaccio pilè e poi la nostra cachaça. Anche in questo caso, con l'aiuto del bar spoon, andremo a rendere un pochino più omogenea la nostra miscela. Ok, piccolo refill di ghiaccio tritato. Poi, se volete metterci una scorzetta di lime, una fettina, a vostra discrezione. Io su questo tipo di drink uso sempre un paio di cannucce, è una mia abitudine, a voi la scelta di farlo o meno. Tovagliino di servizio come sempre, e a voi la caipirinha. Bene ragazzi, speriamo di aver stuzzicato un po' la vostra curiosità facendovi vedere la ricetta originale della caipirinha, quella che utilizzava appunto aglio e miele. Andiamo però, come sempre, a vedere il perché e dove nasce questo drink. Beh, siamo in Brasile, ovviamente, e intorno al 1532 i portoghesi sbarcarono sulle coste brasiliane, portando con sé la canna da zucchero. Il Brasile aveva un territorio, un terreno e un clima ideale per lo sviluppo di questa piantagione, e ben presto i portoghesi sfruttarono i contadini del posto, che vennero chiamati caipira, da qui poi il nome del nostro drink. I caipira avevano poi come
parte del pagamento per i loro servizi prestati nelle piantagioni il succo esausto della canna da zucchero che serviva ai portoghesi per scopi commerciali. Ebbene, queste caipira fecero fermentare il succo ormai esausto, che chiamarono guarapa, e aggiunsero miele per dare ovviamente energia, aglio come purificante del fisico, e lime o la limetta, o comunque tutta quella parte citrica e quei frutti citrici che avevano al tempo in Brasile, come apportatore primario di vitamina C per combattere lo scorbuto. Abbiamo visto oggi poi la costruzione è completamente diversa e ha ovviamente uno scopo molto più ludico e piacevole. Un altro dato importante nella storia della caipirinha è appunto la rivoluzione della caipirinha del 1660. Perché? Perché i caipira raggiunsero una capacità tecnica di fermentazione della guarapa tale da impensierire i commerci dei portoghesi, i quali imposero una loro restrizione, una sorta di proibizionismo della cachaça. Ecco che cominciò una rivoluzione che culminò nel 1822 con indipendenza brasiliana. Come sempre, speriamo di avervi fatto cosa gradita raccontandovi questa storia molto particolare di un drink comunque famosissimo. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale, seguire il nostro blog dove troverete sicuramente tanti articoli e curiosità. Ciao e alla prossima!